Buongiorno e buona giornata e ben ritrovati sul mio canale Nicola De Lucia, cari iscritti e non, chissà, magari qualcuno si aggiunge alla compagnia, tanto è tutto gratis, non costa nulla. Oggi, mercoledì 10 giugno 2020, beh, io sono in tenuta pronto per uscire, però devo aspettare, diciamo, che tornano i miei provenienti da lavoro. Beh, una giornata per quanto riguarda il tempo qui a Trani, aperta, come ho detto nel video che vi consiglio di seguire, di oggi primo mattino sui top campionati europei, la ripresa, tra cui Italia, Serie A, Serie B, Spagna Liga, Inghilterra Premier League. Per fortuna è uscito il sole dopo un primo tentativo minaccioso di nuvole, quindi speriamo che arrivi fino alla serata tranquillo il tempo, perché insomma, credo abbiamo visto tutti nei telegiornali, ho letto su internet la pioggia che ha devastato il nord. E anche il resto dell'Italia ha creato danni ingenti, soprattutto ai settori ovviamente dell'agricoltura, orticoltura, quindi insomma la natura, giustamente come noi anche esseri umani, quando viene travolta da queste manifestazioni meteorologiche rimane scioccata, diciamo. Purtroppo poi, come di conseguenza, se ortaggi e frutta che di stagione, diciamo, vengono distrutti dalle grandinate, dalle piogge violente, è ovviamente che oltre alla diminuzione della produzione sul mercato, quegli ortaggi e quella frutta avrà un rialzo dei prezzi. Tenendo conto di quando ho detto anche a voi nei video che ora cerco un po' di, diciamo, di variare, di fare, per esempio, no, come il libro di Deadpool, che ieri ho fatto pausa, lunedì ho letto un pochino, quindi oggi riprendo un po' la lettura, come ieri anche, che a distanza di 2 giorni ho fatto altre 3 partite a PES 2009, alla PS2 Slim, campionato di seconda divisione, quindi una sorta di Serie B. Beh, la mia stagione con il Catania procede bene, diciamo che per fortuna ho solo una sconfitta negativa, per il resto 3 vittorie e 2 pareggi. Sono lì come prime della classe a 13 punti. La prima, diciamo, condivide la testa della graduatoria anche con la seconda, però ho detto a pari punteggio. Prima ho fatto un piccolo spuntino mattutino con un po' di frutta. E ho condiviso anche con alcuni amici miei su WhatsApp la foto di una pesca abbastanza curiosa, con quindi il frutto normale, medio grande, con un piccolo innesto di un'altra piccola pesca, ma era proprio piccola. Quindi qualche amico mio mi ha già scritto. E il caro professore invece, che ha tenuto a me e ad altri ragazzi il corso di legambiente sull'alimentazione, mi ha giustamente scritto le sorprese della natura, e questo lo dico anch'io, le sorprese, le curiosità, le novità della natura che ci regala sempre tante soddisfazioni. Anzi, diciamo che forse siamo noi esseri umani che certe volte, per i nostri capricci, come dice la canzone, ogni riccio è un capriccio, insomma, facciamo danni. Poi, beh, quindi oggi, questa mattina, mi appresto almeno a fare così un giretto,
Forse, se non ci sono inconvenienti, mi dovrei vedere con un mio amico questa mattina e con un altro nel pomeriggio. Ci siamo, cari amici, parlo ai maschietti, ma chissà, alle ragazze che sono tifose delle grandi squadre di Serie A. Oggi è mercoledì, quindi siamo a meno 2. Da che cosa? Dalla Coppa Italia, dalle semifinali. Finalmente ritorneremo a vedere il nostro bel calcio in televisione. Peccato un po' perché invece per quanto riguarda il calcio locale, come anche il basket e la pallavolo, siano ancora fermi. Infatti, anche per quel discorso, non vedo l'ora di tornare con i miei compagni del basket e, per dirla meglio, del basking ad allenarmi, perché diciamo che qui a Trani abbiamo anche due spazi aperti, due piazzette, street basket, ma come dire, diciamo che quando era possibile, perché ho anche chiesto e mi ha detto una responsabile che purtroppo al momento al centro job non è possibile accedere per fare due tiri a canestro, e beh, come si dice, me ne farò una ragione. Poi, insomma, almeno voglio dire, per due passi a piedi non ci sono problemi. Poi è normale, dove si vedono magari così tante persone, si cambia strada. Che altro dirvi? Beh, trovate qui sul mio canale le recensioni dell'ultima puntata di Raw e di NXT TakeOver in Your House. Per cambiare, oggi in realtà dovevo fare la recensione di Impact, però vediamo, magari domani penso di farla per tutte e due, sia NXT che Dynamite, o una cosa unica, o vediamo una delle due, non lo so, domani poi decido. E poi, vabbè, ovviamente spazio anche per SmackDown con la recensione. Dopo tanto tempo ho risentito tramite YouTube un video di YouTube del bardo Michele Posa, commentatore di WWE su Sky Italia, che assieme al suo compagno di lavoro e di avventure, il Godzilla Luca Franchina, diciamo che ho visto in loro un po' un punto interrogativo grande, perché giustamente loro, essendo parte della famiglia Sky Sport Italia, quindi vorrebbero capire, cioè loro in effetti, da quando scadrà il contratto della WWE con Sky Italia, non lavoreranno più, oppure potranno continuare a lavorare, magari se non con Sky, con un'altra rete. Non ho letto ancora qualche notizia, in verità, proprio per il fatto che cerco di fare quello che di cui io ne ho voglia. Non sto leggendo molto le notizie già da una decina di giorni. Comunque spero, mi auguro per Michele Pose e per Luca Franchin che presto potranno avere una risposta certa e sicura. Sta di fatto che, come ho sentito da Luca Franchini, Backlash per più di questa domenica potrebbe essere l'ultimo commentato da loro due su Sky, quindi è normale che quando un percorso finisce, indipendentemente da quale lavoro e quale impiego si faccia, c'è tanta tristezza, tanto dispiacere, però. Cari Michele Busi e Luca Franchini, io sono con voi anche se magari, nonostante abbia l'abbonamento a Sky, però avendo Sky sul digitale non posso vedere Sky Sport Arena. Comunque,
sopperamente anche qualche volta che ho, soprattutto nei passati che ho visto sul cielo, loro sono molto bravi. Speriamo che la situazione si possa sbloccare quanto prima. Come anche un po' per me, per i vari progetti e attività che faccio, indipendentemente da qualche giorno così che do una mano a mio padre. Bene, io vi ringrazio. Che dire, ora concludo il video così lo carico sul mio canale. Buon proseguimento di giornata a tutti, alla prossima. Ciao!